Mi sa che siamo in onda, mi sa che ci siamo, mi sa che ci siamo. Buon pomeriggio ragazzi, o buonasera probabilmente dovrei dire. Siamo pronti per raccontarvi un altro evento. Ancora una volta Radio Studio 97 vi racconta gli appuntamenti più importanti di Crotone e provincia. Questa volta vi raccontiamo Ego Café, inaugura in questo momento questa attività, un posto storico per Crotone e provincia, centro importante perché insomma conosciamo un po' tutti la storia di questo posto. Ora nelle mani di alcuni imprenditori ovviamente che hanno deciso di rinnovare. Terrazzo bellissimo, sfruttato al top, e quindi tra un po' vi faremo vivere questa bella inaugurazione. Radio Studio 97, come sempre, vi racconterà tutto dal vivo, vi faremo conoscere un po' anche l'interno del locale, un locale che presenterà un nuovo look, ma insieme a me c'è anche la Maria, vediamo se vuole venire anche con me in diretta. Ciao Mari, ben Ciao, è la arrivata. mia prima volta in Sì, televisione. infatti, siamo in diretta Facebook, poi la nostra diretta andrà anche sui nostri canali YouTube. Si stanno cominciando a preparare per il taglio del nastro, momento inaugurale, classico che ben conosciamo. Quanti ne abbiamo Quanti fatti? tagli? Sto Mamma pensando mia. la stessa E cosa. quante Quanti tagli? benedizioni ci siamo prese? Benedetti, siamo la radio più benedetta di Crotone e È provincia. vero, è vero, assolutamente siamo stra benedetti, una di quelle cose che assolutamente mi rende fiero, perché come sempre diciamo, noi portiamo fortuna, che è la Assolutamente sì. cosa più importante. Intanto attendiamo che sia tutto pronto per il taglio del nastro, ricordiamolo, Ego Caffè, esatto. Eccoli qua, vediamo un attimino, si stanno per preparare un po' i responsabili che troveremo ovviamente pronti per questa giornata che non è lavorativa, nel No. senso che non sarà aperto al pubblico, sarà aperto agli amici, a tutti quelli che vorranno ovviamente brindare e fare gli auguri un po' ai responsabili di questo Ego Caffè che troverete aperto dalle 7 del mattino per la colazione e poi ovviamente fino a tarda sera, come sempre un riferimento importante per la città di Crotone. Ecco, ci comincio a fare ovviamente un po' Ora di c'è il totonome, curiosoni. chi tiene il nastro? Perché Sì. questa è un'altra domanda importante nelle inaugurazioni. Dove Chi sono le tiene il ragazze nastro? del A chi nastro? lo diamo? No, io mi Ma vergogno, secondo me non ci sarà novità, non saranno le ragazze del nastro, ma saranno i io. Ah, ragazzi del i ragazzi nastro. del Sì, nastro. preparatevi perché saranno i ragazzi del nastro che tra un po' vedremo direttamente pronti per poi fare il classico taglio del nastro. Abbiamo anche il nostro Francesco che ci farà un po' di foto, quindi siamo quasi pronti. Ovviamente era importante partire un po' prima perché beccheremo tutto in tempo reale. Taglio nastro, poi si andrà dentro dove ci sarà il brindisi, sotto perché ovviamente su due livelli, ricordiamole, poi saliremo sopra e vi faremo vedere questo bellissimo terrazzo che io e Maria abbiamo avuto già il piacere di vedere prima durante la diretta radio. Sì, io ho affacciata come una vecchia sciura, ma con tanto piacere nel farlo perché hai una visuale diversa del lungomare. Non capita sempre di Vero, vedere il sì. lungomare dall'alto verso il basso, a meno che non abiti da queste parti. Soprattutto puoi fare un po' di giochi, puoi lanciare acqua, puoi lanciare varie Puoi cose. lanciare? Acqua, tipo no, bagnare le Vero, non ci avevo persone. pensato. Carissimo, è carinissimo Bellissimo. questa cosa, poi decisamente fare un po' di scherzi. Ecco, Sì, lo uno staff, scherzone, uno intanto lo scherzone. staff al completo di Senti. Ego Caffè che sta cominciando a fare un bel selfie. Stiamo per dare il via a questo momento. Ovviamente sono tanti ragazzi che saranno impegnati, ricordiamo dalle 7 del mattino. Sì, sarà una novità in quel di Crotone perché dalle 7 del mattino fino a tarda serata ci sarà modo di iniziare la giornata con una buona colazione, poi proseguire con un brunch, un aperitivo, una cena, insomma. Esatto. E poi voglio dire, basta vedere la terrazza, già solo quella merita di per Sì, sé. esatto, perché poi diciamo per la pausa pranzo, per la cena, tutto ad hoc, veloce, di qualità, ci sarà veramente di tutto. Allora, pronti per il taglio del nastro, avviciniamoci, vediamo un attimino, Maria, avviciniamoci, vediamo chi tiene il nastro e anche al taglio del nastro, eccoli qua, balli giovani che si ritroveranno a vivere questo momento, ecco più indietro, pronti i protagonisti, eccoli qui, taglio il nastro, auguri, 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 auguri. Facciamo entrare ovviamente i responsabili, lasciamo entrare un po' tutto il gruppo e la famiglia ovviamente di questa Ego Caffè. Noi ovviamente entriamo piano piano perché tra un po' ci sarà, come vi dicevamo, facciamo vedere ovviamente allora la torta, ecco, tra un po' ci sarà il classico brindisi, Ego Caffè, eccoli qua i ragazzi, ecco
E poi si salirà, sì, Mari, vai. No, pensavo che ti stavi già scegliendo il pezzo sì, della torta. Infatti, perché ovvio, guarda che bella torta. Sì, guarda sì, che... sì, sì, ecco, sì. Come sempre, anche oggi daremo giù di dolci. Poi insomma. Sono tornata nel momento giusto perché tu avrai le tue classiche due fette quando sì, ci sono io. Io sono da bis, c'è cioè niente da fare. Intanto stiamo facendo vedere anche un po' il locale all'interno, ma tra un po' ci sarà il taglio della torta. Taglio della torta con il classico brindisi. Eccolo qua, in diretta, eccolo qua. Ovviamente... in tempo reale vi stiamo facendo vedere un po' la felicità di raccontare questo nuovo Ego Caffè che aprirà dalle 7 del mattino a Crotone. Auguri, auguri ragazzi, auguri, si inaugura ovviamente. Andiamo al brindisi e poi ovviamente, ecco, è il momento di far salire un po' tutti sopra, perfetto, così vi farò vedere anche questo splendido terrazzo. Allora, vediamo se riusciamo intanto a salire. Auguri ragazzi, auguri. Cominciamo a salire, così aspettiamo un po' tutta la gente sopra. Andiamo intanto su, facciamo il tragitto. Ecco, questo sarà il lato prenotazione, ingresso. Buongiorno, salve, salve, salve. Noi saliamo, ovviamente, vi faremo vedere un po' quello che è il tragitto per arrivare sullo splendido terrazzo. Tanto basso questa mascherina che mi copre anche la voce, sono solo, quindi di conseguenza posso permettermi un po' di bassarla. Continuiamo, ok, un attimo. Siamo ancora in diretta, ricordiamo Facebook, Radio Studio 97. Bene, c'era un po' incertezza nella signolina, dove vado, dove non vado, eccolo qua. C'era un po' di incertezza. Ok, ci siamo, ecco qui il terrazzo che ospiterà, ovviamente vi ospiterà ogni giorno, qui da Ego Caffè, terrazzo bellissimo. Noi abbiamo posizionato la nostra postazione radio ad un angolo, bello, tranquillo, comodissimo, gonfiabile, abbiamo dovuto leggermente abbassare, ma forse ora riusciamo ad alzarlo. Gonfiabile, sì. E sgonfiabile. È sgonfiabile, in questo momento c'era un po' di vento, diciamo, pomeriggio, anche perché qui c'è una leggera e bella brezza, devo dire, Mari. Sì, no, ma è gradevolissima, tra l'altro se sto bene io che in genere ho freddo anche con 36 gradi, direi che si sta veramente bene. No, è veramente piacevole, è una brezza gradivissima. Ecco, andiamo a far vedere anche un po', sì, il bar, perché ci sarà il bar ovviamente per chi tranquillamente vuole venire a rilassarsi. Guardate un po' che bella vista c'è del nostro, della nostra bella Crotone. Da una parte abbiamo l'Ira Lega, ovviamente si parte da l'Ira Lega, siamo proprio centralissimi, ecco un po', guardate un po' dove siamo, quindi Lega, Lido sotto, ecco qui, facciamo una bella sbirciatina alla nostra Crotone. Oggi inauguriamo questo Ego Caffè, terrazzo magnifico, ovviamente un po' tutti stanno cominciando anche a prendere posto, anche dall'altro lato, facciamo vedere anche il lato della passerella, così facciamo capire un po' dove siamo ovviamente. Ecco qui, passerella, quindi siamo tra la passerella e la Lega, per essere precisi, il luogo si chiamerà Ego Caffè. Dal mattino, ve lo ricordo, fino a tarda sera troverete qui. Ok, perfetto, continuiamo ad andare, intanto vediamo se riusciamo a beccare anche il responsabile Nicola, che dovrebbe parlare con noi al microfono. Intanto questo è un po' quello che vi aspetterà ovviamente ogni giorno dalle 7 del mattino, questa è la cosa bella e importante. Quindi il bar ovviamente a disposizione, una terrazza bellissima, si può ovviamente sia pranzare che ovviamente anche cenare, però nei dettagli entriamo più tardi. Sì certo, nei dettagli entriamo più tardi, mi fa piacere che mi passi il microfono proprio nella postazione bar, devo dire, mi conosci come sempre benissimo. Birra? Intanto... cosa preferisci? Certo, no, guarda... hai cambiato gusti? No, guarda, ho visto un Camparino, dico va bene. Il Campari a Maria, ma perché il rosso abbinato alla tua maglia? Tu rendi di più durante... Ma lascia stare quando no, rende col Campari. Le tue dirette sono famosissime, le tue dirette leggermente brille. Vabbè, ce n'è stata solo una, ma ero perché cioè stavo degustando del prosecco, era, lo dovevo fare io. Tu no, io ti do la torta, sì, tu mi dai il prosecco. Perché arrivano sempre più bicchieri, giustamente io sorseggio e Maria invece quella che completa l'opera. Ma sì, ma l'educazione. Per educazione, esatto, per educazione. Ecco. Bene, ti lascio un attimo il microfono, vado a bene. Nicola così. Bene, intanto comunque abbiamo già fatto vedere questo splendido angolo dedicato al bar, quindi magari un angolo dedicato un po' a un momento aperitivo, uno staff che devo dire carichissimo, anche emozionatissimo, perché comunque è una nuova avventura, una novità per quanto riguarda la nostra Crotone e quindi comunque l'opportunità di poter scegliere un locale già dal momento, dal primo momento del mattino, dalla colazione, sino alla cena, perché no? Insomma, una splendida location, è molto più facile farvela vedere piuttosto che raccontarvela, perché c'è davvero tanto
da dire. Tra un po' avremo modo anche di poter sentire un po' gli ideatori di questa bella novità, tra un po' avremo modo anche di poter sentire un po' la gente che ha investito davvero tantissimo per far sì che Ego Caffè fosse una realtà consolidata per quel che riguarda Crotone e provincia. Bene, noi intanto mi va intanto di passeggiare, anche magari di chiacchierare con qualcuno, perché in questo momento arriva proprio l'ansia da oddio mi intervista, quindi tra un po' potremmo sicuramente sentire qualcuno, vedere un po' di primi pareri, di prime impressioni. Chiamo la nostra regista un attimino a raccolta. Buonasera, salve, ciao ragazze, ciao, ciao. Tutte, no. Quindi solo un in bocca al lupo per quel che riguarda Ego Caffè, la vedo più grintosa, quindi mi rivolgo a lei. Intanto buonasera. Buonasera. Ho il piacere di parlare con la signora Pantisano. Buonasera, bene, ha avuto modo di vivere dai primi momenti l'inaugurazione di Ego Caffè, adesso si trova su questa splendida terrazza, vuole augurare un in bocca al lupo un po'? Certo, e anche perché c'è mio genero, quindi si figuri se io non darei un in bocca al lupo. Genero, con la quale va d'accordo, quindi già suocera e genero, una bella situazione, abbiamo beccato. Quindi io fino ad oggi, bene. Certamente, certamente, quindi cosa ne pensa un po' di questo posto così? È bellissimo. Se volesse consigliarlo, magari raccontarlo a chi ci sta ascoltando? Di venirci perché è bellissimo come posto. Bene. Grazie mille signora, grazie per essersi concessa i nostri microfoni. Grazie, grazie a lei. Bene, io direi intanto magari di continuare a sentire qualcuno. Sì, volevo fare gli auguri a lei, ma mi ha detto non voglio auguri, quindi... Sì, non vuole parlare al microfono, bene, perfetto. Intanto tra pochissimo chiameremo anche... certamente. Andiamo un po' dai nostri baldi giovani. Buonasera ragazzi, vai. Facciamo un po' gli auguri, ragazzi. Allora, iniziamo da lui. Beh, insomma, doveroso fare gli auguri. Gli auguri, sì. Di no. Auguri e in bocca al lupo ai ragazzi. Forse il più bello di Crotone. Io sono arrivato questo pomeriggio molto presto, il sole era terribile, però comunque la sì, vista, posto fantastico, vista micidiale, ripaga decisamente tutto. Tutto, è vero. Speriamo. Auguriamo ovviamente il meglio ai nostri amici, ve ne compriamo qui un altro di quelli che sicuramente a Crotone si è fatto su nel mondo della ristorazione. Mariano, facciamo gli auguri a questi baldi giovani. Grandi auguri anche perché di questi periodi, diciamo, investire in questo settore un po'... esatto, poi io qua ci ho passato 4 stagioni bellissime con Nicola, quindi sono molto legato a questa struttura, a Nicola, Gianluca e a Gaetano. Gli auguro il massimo della fortuna, sono molto in gamba. Grazie ancora Mariano, grazie a voi. Vediamoci la serata, grazie. Grazie. Bene, aspettiamo Nicola, eccolo è arrivato, scegliamo anche un posto dove posizionarci con Nicola. Nicola, qual è il tuo posto preferito? A fianco Mariano, allora andiamo a fianco Mariano, perfetto, mi è piaciuta la risposta. Ok, sei di Nicola comodo, tranquillo. Allora, un posto che conosci molto bene, questo oggi ritrova una nuova luce, Ego, un nuovo look, ancora più incisivo, una terrazza ancora più splendida e entusiasmante. Sì, sì, abbiamo cambiato un po' il format. Spero che la città di Crotone capisca un po' questa nuova generazione. Sì. Dopo 10 anni di ristorazione, pizzeria, quindi cambiare non è facile, però ci proviamo. Ha detto cambiare, cos'è Ego? Presentiamo come biglietto da visita Ego alla città, cos'è Ego? Intanto apriamo dalle 7 del mattino, perché? Sì, 7 di mattina perché facciamo la colazione qua in veranda e in terrazzo e poi col pranzo, il pomeriggio e la cena finale. Sbaglio anche all'inglese la colazione, vi siete inventati un sì, po' di chicche sì, particolari, sì, vero? Sì, sì, di tutto facciamo, è completo, dai. Ok, in modo tale da sicuramente cercare anche di accontentare quelli un po' più particolari, dalla semplice colazione, che può essere un semplice cornetto e cappuccino, familiare a noi perché saremo sempre fedeli a questo, però sì. Anche ci sono quelli che preferiscono questo brunch, oppure c'è chi preferisce queste colazioni all'inglese, all'americana, avete pensato un po' a tutto? Sì, abbiamo pensato un po' a tutti. Sperando che i turisti quest'anno arriveranno, Mariano, che dici? Penso proprio di sì. Io ne sono pure convinto perché lì, allora, Calabria magari sicuro, Puglia, Sicilia sfonderanno, io mi auguro anche la Calabria perché il turismo sarà nuovamente in Italia, quindi
l'anno scorso siamo stati invasi da turisti, sì, bello, quindi bello. Magari forti dall'anno scorso, o meno sentendo un po' i notiziari, parlavamo di altre regioni, non della nostra. Mi auguro di trovare un modo per, no, andare un po' contro questa tendenza e far capire che la Calabria invece verrà scelta per, come l'anno scorso, perché è stata fantastica. È stata una fortissima estate lo scorso anno, credo che ci riconfermeremo, anche perché è partita alla grande, tutti i locali stanno lavorando, quindi diciamo che i presupposti ci sono. Mi permetto di aggiungere che secondo me Ego sia al posto con i tempi, perché il mondo della ristorazione sta cambiando. Diciamo che non dico che sta tramontando, però i ristoranti che fanno, i locali che fanno ristorazione classica, dice, esatto, stanno iniziando a diminuire, quindi sta prendendo molto più piede questi nuovi format molto easy, molto smart, alla mano, no? Dove tu puoi prendere il caffè, come hai detto tu, fare l'aperitivo, mangiare qualcosa di poco impegnativo a pranzo. Penso che sia la trovata giusta, anche perché questo posto ti permette di... Tu lo conosci bene. E l'ho detto prima, sì, prima mi ho 4 anni. Sono nato qui, sono cresciuto qui. Ci tengo molto 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 a questo locale, con questa vista pazzesca. Bene, allora godiamoci questa avventura, Nicola, sì, tu e i tuoi, sì, carissimi, sì, amici. Beh, godiamocela al meglio, allora. Io volevo ringraziare tutti gli sponsor che mi hanno dato una mano. Non li dico perché sono tantissimi, quindi, però li ringrazio tanto. Questo è importante, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie, grazie, sì, grazie, grazie, grazie. Bene, abbiamo sentito anche Nicola, un po' in rappresentanza di quello che sarà Ego, ovviamente. Chiudiamo la nostra diretta, ora torniamo in diretta radio, così continueremo io e Maria a fare la nostra diretta radio. Grazie ancora, Maria. Grazie Francesco, grazie al pubblico. Ciao pubblico, da casa. Che se ne mancava, pubblico non pagante, tutto lo offriamo rigorosamente gratis a chi ci guarda, quindi sì, è un motivo in più per sceglierci. Assolutamente. A tutti buona giornata, torniamo in radio, ciao. Ah.